Proseguimento sulle village. Proseguimento sulle village. Poi svolta a sinistra per il paese. Qua avanti, sono venuto qua un anno fa. È quel posto che devi passare dentro al paese e con il bivico avanti. Due dita a destra, davanti, e due dita dietro, a sinistra. No, sto con la motrice. Solo a me mi possono mandare dentro questi posti qua. Svolta a sinistra per rimanere sulle village. Poi svolta a sinistra e prendi di perché mi sa che oltre di me non c'è venuto ancora nessuno. Quello che ha preso il bilico che portavo io, il professore, anzi il professionista, professionista, in house a 500 euro. Svolta a sinistra e prendi di 214, sì. Poi svolta a destra e prendi di 314. Ambientale, consuma, sì, ambientale perché, sì, perché non c'aveva il bollino. Ma comunque ho parlato con qualcuno, ha detto, tanto gli fanno pagare a lui, qua, multe pagano gli autisti, mica i titolari. Sto facendo proprio il filmato qua dentro al paese. Oh cazzo, c'è pure Inter Marché, Brico Marché, Chambon Limbo. Svolta a destra e prendi di 300. Ma sarà difficile che sia qua, perché qua sono giusto quattro case. Ah, qui la legna non manca, qua ce n'è nel catasta. Ah, eccolo qua. Di 314, André en Vivarais, 10 km. Continua su di. Oh, ma pensa un po' che qua se c'è sbagli col bilico non torni indietro. E poi vanno alla pattuglia. No, all'autista. Locche. Sì, qua piove. Sì, ma è iniziato adesso, piove. Poco prima, sono arrivato, sono venuti due ragazzi. Parlo francese? No. Parlo in inglese? No. Bubalè? Italì! Allora si sono messi con il traduttore. Allora ho preso anch'io il telefono. Col traduttore, lo chef arriva tra 30 minuti, scusaci del disguido. E io gli ho scritto, fossero solo quelli 30 minuti, e oro, grazie, aspetto qui, intanto apro, gli ho scritto io con il traduttore. Ah, perché devi aprire? Ah, comunque, se uno va giù di qua, certamente non viene più su. C'è una stradina, no? Due corsie, giusto due corsie, ma io in una non ci sto, quindi devo prendere anche quell'altra. E da una parte qui a sinistra c'era un po' di rupo, ho detto certo che chi ci va giù qua, certo che non torna su. No, non è tanto così, ti fa impressione la prima volta che ci viene, io ci sono venuto col bilico 14 metri, oh, dai. Ah, mi sono specializzato qui nella motrice a togliere e a mettere il sedile. Venerdì l'ho messo in 5 minuti, ieri sera l'ho tolto in 3. No, ma loro non lo sanno ancora che io lo tolgo, però. Ora gli faccio la fotografia. E il sedile? L'ho lasciato in Francia. A Roquebrune. Pronto?